Ciao ragazzi, qui Paranormal Comics e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono ancora purtroppo da solo, ma sono carichissimo per portarvi questo spacchettamento di Donruss Elite 2022-2023. Avete visto lo starter pack? Avete visto i primi 10 pacchetti di questo box retail, dove non abbiamo trovato nulla di incredibile, ma abbiamo iniziato un po' a scaldare i motori. E ora ci andiamo giù pesante con questo fat box. Non so se aprirò metà del box e magari farò un po' di pacchetti di qua, un po' del retail, se aprirò tutto il fat, vediamo un po' il video dove ci porta. Allora, vediamo un attimo se riesco a fare un foro nella plastica. Ok, ci sono riuscito. Fatemi sapere chiaramente se state spacchettando, se avete spacchettato, perché in realtà noi, come abbiamo detto, come vi ho detto nel primo video in cui ho parlato Donruss, diciamo, siamo arrivati parecchio in ritardo perché purtroppo abbiamo avuto problemi, insomma, grossi a riuscire a reperire il materiale, a trovare un po' di calma per spacchettare. Il prezzo era coperto dalla scritta Panini ed è ben 7 euro a bustina, quindi credo, se non ricordo male, che quindi un prezzo delle score fat sia 6 euro. Questo qui invece, che sono i retail, 4 a bustina, mentre le score dovrebbero essere 3. Sì, che le score siano 3 a bustina sono sicuro. Vediamo se questo prezzo un po' più alto, diciamo, ne vale la pena per questi pacchetti Donruss. Sono chiaramente 12, inizio a estrarre i primi 3 e parto subito, ragazzi, senza paura alcuna, sperando di trovare qualcosa di buono. Andrò rapido, raga, su tutte le carte normali, quindi Dumfries va bene, abbiamo Tomori. Ok, non so se sono in fondo oppure se sono in mezzo alle carte rare. Ok, eccola qua. Abbiamo una parallela non numerata di Bonaventura. Una parallela numerata, molto bene, su 25 di Colombo, bel talento. Spellbound di Barellone, carino. Poi mi sa che riattacchiamo con le carte base, quindi ancora Colombo, Kvara, va bene, grazie. E un'altra parallela, che è Pinamonti. Poi Politano normale, questi dovrebbero essere tutti normali. Se non vado errato, anche Zielinski, che abbiamo trovato parallelo rosso. E va bene, ok, pacchettino normale, però questa numerata, certo Colombo non è il best, anche il Rookie Shield è un ottimo talento, quindi in realtà non male. Numero 12 di 25, lui che porta il numero, non lo so perché non si vede da questa maglia. Mettiamo da parte il pacchetto e andiamo col secondo di oggi. Fatto che c'è la doppia tornata delle rare un po' mi disturba, però in realtà ci sta, si può fare. Abbiamo Çalhanoğlu, che poi tra l'altro notavo che tutte le carte hanno il loghetto qui, Donruss Elite, quelli che c'hanno il Rookie Shield hanno il Rookie Shield a sinistra e quindi il Donruss Elite a destra. C'è questa particolarità per quelle che hanno il Rookie Shield. Vado rapido, De Rona l'abbiamo trovato anche numerato, Barak, Barella. Ok, andiamo con le rare. Abbiamo Luperto parallelo, abbiamo pure già trovato, mi sembra proprio parallelo. Star Status Bonucci e poi abbiamo Joaquin Correa in versione Elite Deck, se non vado errato. Poi Østigard, Volpato, ecco qui ancora una volta la rara che si aggiunge Di Lorenzo in questa versione non numerata mi va benissimo, comunque Di Lorenzo mi va bene. Bianchetti, Immobile buono. Andrò molto rapido con questo pacchetto. Conclusione anche Raspadori e niente più. Ok, va bene, anche qui niente di eccezionale. Chiaro, per essere una collezione comunque di livello molto alto, manca ancora, diciamo, la trovata pazzesca sulle scorre, inutile dirvi. Pirlo allucinante, Burdisso allucinante, Theo Hernandez, Kvara. Cioè abbiamo fatto veramente quest'anno qualcosa di, penso, irripetibile. L'anno prossimo non potremo mai fare meglio di quest'anno perché veramente abbiamo fatto troppo bene, siamo stati troppo fortunati. Però, diciamo, qualcosina qua dalle Torres pure me l'aspetto. Abbiamo Tonali. Faraoni pare venire al Napoli, chi lo sa. Ok, Marin, va bene, parallelo. Elite Deck di De Lufeu. Ok. Poi abbiamo Luca Romero che è andato al Milan. Fagioli, numerata. Ok, di Rogerio, anche qui, insomma, non proprio il migliore di cui avere la numerata. 35 è la tiratura, buona. E una parallela non numerata di Joan Vasquez. Poi abbiamo Vittorino, va bene, me lo prendo. E poi per il resto tutte carte, ok, va bene. Lozano, Frattesi che è appena andato all'Inter, appena non proprio, diciamo da qualche settimana è andato all'Inter. E chiudiamo qua. Ok, un'altra numerata che non mi fa proprio impazzire, francamente.
Questo un po' dispiace, star trovando delle numerate che però non sono proprio il top. Ma col quarto pacchetto. Ok, sappiamo che l'ultimo è politano, va bene. Informazione super utile. Allora andiamo con Mele, De Ketelaere, ho visto fatto una giocata che DAZN ha repostato tipo sui canali social, molto divertente. Bastoni, va bene, ok. Carlos Augusto, oggetto del desiderio, diciamo, di molte squadre, mi sembra l'Inter, forse anche la Juve. Abbiamo Carlos Augusto, abbiamo poi Spellbound di Leao, molto bella, Star Status di Biraghi, poi abbiamo Adli, Gaetano e poi abbiamo non numerata Leris. Ok, poi chiudiamo il pacchetto con niente di che, Baschirotto e nulla in più di interessante. Vabbè, Politano l'avevamo pure già detto. Questo era il quarto pacchetto. Sì, purtroppo diciamo forse quello che sto notando è la mancanza di effettivamente qualche carta poi di estremo valore. Che chiaramente non sta uscendo, ma che nella collezione è presente. Basti pensare alla firmata di Ronaldo il Fenomeno, che cioè, sarebbe assolutamente devastante da trovare. Però. Oh, qui Brahim Diaz. Forse Brahim Diaz è la prima volta che lo trovo perché. Foto che mi è nuova. Anche Teo. Oddio, forse sono giocatori nuovi mai trovati. Chi lo sa? Boh, c'hanno facce nuove. Tammy Abraham quadrato è andato all'Inter. Ok, Di Maria. Eh no, però. Fa che noia, ancora una volta questo. Neanche mi ero accorto che c'era sto coso. Sarebbe bello trovarne una in cui il pezzo non è semplicemente un pezzo di carta. Però Kvara con la K poi, quindi ancora più bello. Spellbound è molto figo, quindi lo prendo volentieri. Poi abbiamo. No, non è numerata, ma sembra pink. Non è numerata, no. Cavolo, sembrava sul rosa. Non lo so. Forse sono, no, forse sono io che non ci vedo. Va bene, Sulè, purtroppo non numerato. Peccato, anche Scurs troviamo in versione parallela. Ok, pacchettino già più interessante. Questo era il quinto pacchetto di oggi. Zielinski e niente più. Direi ci andiamo. Oh, c'è anche il maestro che bisogna sempre onorare. Direi che andiamo con l'ultimo pacchettino di oggi. Nella speranza che qualche bombetta esca, io spero su sti due box una firmata di trovarla, o una firmata o una con un pezzo di maglia. Perché sennò veramente poi insomma non siamo stati per niente fortunati a quel punto. Leao, molto bella. Ok, per ora niente. Ok, Coop Miners non numerato. Parallelo, Star Status di Pereira, molto belle. E tra l'altro questa è di Bulaglia di A. Essendo che abbiamo trovato solo un'altra che è di Lautaro, a me viene da pensare che queste Field Vision siano molto rare. Quindi molto bene, molto bene. Poi abbiamo Carboni, Lorente, abbiamo anche Banda, parallelo. E poi chiudiamo il pacchetto ancora con Di Lorenzo, va bene, Immobile. E i soliti, vabbè. Niente ancora di entusiasmante, diciamo quella bombetta che ti fa dire ok, ne valsa la pena comprare questo box. Però ci sono ancora 6 pacchetti e quindi speriamo di poter fare sicuramente di meglio nei prossimi video. Non so se farò magari un'apertura mix la prossima. Potrei fare due aperture mix, 3 e 5 e 3 e 5. Magari possiamo fare una cosa del genere. Ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e ci vediamo alla prossima.